ragazzi, come avete sentito, oggi si parla di Ritchie Blackmore, il chitarrista dei Deep Purple, e il solo che vi ho suonato è il primo solo del brano Strange Kind of Woman. Il suono di Blackmore è un suono molto particolare, viene sicuramente da uno strumento che è la chitarra Stratocaster della Fender attaccata a un ampli Marshall. E la particolarità del suono di Blackmore sta nel fatto che utilizza quasi esclusivamente il pick-up singolo al ponte per le ritmiche, mentre per le frasi solistiche, quindi per tutti i soli e tutti i fraseggi, tende a usare quasi esclusivamente il pick-up al manico. Quindi per questo video userò il pick-up al manico della mia Pacifica Yamaha, che è un P90, cioè un single coil un po' più potente, un po' più cicciotto, insomma, per avvicinarmi un po' al suono di Blackmore. Un'altra particolarità del suo suono è il fatto che plettra con molta forza e molta aggressività. Per avere un suono tipico e simile al suo, bisogna inserire molto il plettro dentro le corde, cioè si deve sentire proprio il plettro che fatica ad uscire. Questa cosa ci darà un suono molto più forte e con molto più attacco, e ci darà anche un fraseggio leggermente più indietro, un po' anche questo tipico dello stile di Blackmore, una cosa forse dovuta proprio, anzi quasi sicuramente, da questo approccio molto importante del plettro e quindi della mano destra. Suonare come Blackmore richiede impegno, richiede energia, richiede sudore, proprio perché serve molta forza della mano destra, e anche la sinistra deve essere abbastanza energico con il suo approccio sulla tastiera, sui bending, sui vibrati. Insomma, è un modo di suonare abbastanza, come dire, che ci metterà un po' sotto pressione. Comunque parliamo un po' di questo solo, che secondo me è uno dei più belli e caratteristici per analizzare lo stile di Blackmore. Il brano fondamentalmente è in Si minore, quindi quello che suona Blackmore è quasi esclusivamente la pentatonica di Si minore e quasi esclusivamente nel suo primo box, che è il seguente. A questa scala aggiunge fondamentalmente due note che sono molto importanti. La prima nota ovviamente è la blue note, cioè la quinta diminuita, che fa diventare la pentatonica minore una scala blues. Oltre alla quinta diminuita, un'altra nota che aggiunge spesso e volentieri e in maniera molto molto importante durante questo solo è la seconda appunto che viene aggiunta alla pentatonica minore. Aggiungendo la seconda si viene a creare una scala che può essere chiamata scala esafonica, che non è appunto che è una pentatonica con la seconda aggiunta, e la scala ha questo tipo di suono. Ok, tutto il suo fraseggio di questa parte di questo brano è fatta su queste posizioni e su queste note. Andiamo a vedere innanzitutto l'introduzione. Nell'introduzione, in realtà viene aggiunta un'altra nota abbastanza importante, che è la sesta maggiore, che condisce la pentatonica di sonorità dorica. La sesta maggiore, infatti, viene proprio dalla scala dorica. E il fraseggio lo guardiamo al rallentatore ci fa capire da che paese viene uno come ad esempio Paul Gilbert. Infatti, in questo caso, aggiungendo la seconda, aggiungendo la sesta maggiore, aggiungendo la quinta diminuita, cioè la blue note, sulle prime tre corde la pentatonica minore da questa forma assumerà questa forma. Ok, andiamo a vedere adesso cosa c'è di caratteristico a livello di fraseggio. A livello di fraseggio, fondamentalmente Blackmore suona una melodia che richiama appunto il tema della canzone, il tema cantato, quindi è un assolo molto tematico che però al suo interno ha uno sviluppo interessante. E una cosa importante da vedere e da fare attenzione, su cui fare attenzione, è il fatto che lui tende a suonare proprio con la concezione blues del botta e risposta, cioè fa delle frasi molto distinte l'una dall'altra e si risponde da solo con altre frasi. Ad esempio, questa potrebbe essere la frase appunto che chiama, e questa è la frase di risposta. Un'altra frase di chiamata. E la risposta. Un'altra chiamata.
la risposta. Questa è la chiamata e la risposta. Gran finale. Una parte importante di questo assolo sono anche l'uso dei cromatismi, ci sono un paio qua e là durante il solo. I cromatismi non sono nient'altro che delle note che vengono utilizzate, note che ovviamente che non fanno parte della tonalità, ma che vengono utilizzate da raccordo per unire due note buone della scala. Ad esempio quando lui suona... In questo fraseggio la nota Re diesis è un cromatismo fra la nota Re e la nota Mi della scala. La stessa identica nota viene utilizzata come cromatismo sul fraseggio finale. Per imitare Blackmore, come abbiamo detto all'inizio, è molto importante usare in maniera molto energica il plettro. Sentiamo la differenza fra suonare con una plettrata tradizionale, ad esempio questo fraseggio. Oppure alla maniera di Blackmore, con il plettro appunto che si inserisce molto all'interno delle corde. Ovviamente è un modo di suonare che richiede abbastanza impegno, soprattutto per la mano destra, e porta un po' a stare un po' in tensione, soprattutto per la mano plettrante, però questa tensione poi si traduce anche in un fraseggio molto più teso e nervoso, che è proprio quello di Blackmore. Ok, spero che questa lezione vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima.